tutti, sono Luigi Onaracco, se preferite. Beh, questo nuovo video e ho messo qua troppo largo. Rieccomi. Allora, terza parte della guida Freezer, registrata la sera delle altre due. Passò un po' di tempo perché ho avuto anche altro da fare con Naruto, che presto arriverà sul canale. Mi sono dovuto preparare poi anche su un altro gioco strafamoso che mi avete però chiesto in molti di portarlo. Non lo porterò come mi avete chiesto perché manca ancora qualche mese alla sua uscita, ma lo porterò come piace a me. Chi il diretto interessato che sa che lo porterò e segue questo video starà applaudendo e starà avvisando i suoi amici. Dopo 10 anni avremo qualcuno che ne parla. Ma lasciamo stare. Terza parte della guida Freezer, i team consigliati. Mi dispiace tanto, ne consiglierò tre alla fin fine, i due saranno quelli decenti, il terzo l'ho messo perché è fattibile teoricamente, ma non è consigliato. Allora, primo team che andiamo a vedere. Possibilità di vittoria pressappoco del 100%. Facilità di farlo pressappoco del 0%, dato che è anche Tarles. Andiamo un attimo a vedere su cosa si basa. Questo è il team. Abbiamo, naturalmente dal giapponese perché c'erano dei personaggi che mancavano. Eccolo qua, andiamo a vederlo pian pianino. Leader Tarles Tech. Dovete stare attenti con lui come leader, dovete giocarvela bene. Se ce la fate, è comunque un gran leader che soprattutto nella fase iniziale e nella fase 2 riuscirà a fare i suoi bei porci comodi. Nella fase 2 dovrebbe bisciottare o addirittura forse con SA10 quasi sciottare il nostro caro Freezer AGL. Nella fase 3 di contro Freezer fisico dovrà cercare unicamente di reggere più danni possibili. Non è per forza il PG migliore da mettere come leader, ma il suo tech può dare aiuto. Naturalmente, possibilmente dovete prenderlo anche come amico. Goku Super Saiyan Forza della Batch di Freezer. Non è obbligatorio, al suo posto potete mettere Golden Freezer, cambia il modo in cui giocate. Mentre con Golden Freezer dovete comunque stare attenti e utilizzare oggetti, lui non può venire shottato da Freezer finché avete più del 30% HP. E di base fa anche dei bei dannini pesi. Non è affatto male come PG. Lo dovreste aver anche visto. O meglio. Sono tutte le cuffie. O meglio, lo vedrete anche abbastanza presto nella guida, seppur non è tarata per il global. Ve la pubblico comunque in modo da farvi vedere almeno come la battaglia. È un gran PG, davvero consigliato, ma non obbligatorio. Un Golden Freezer sta benissimo al suo posto. Poi abbiamo la carrellata di PG da picchio, i DPS, il Goku God STR per tutti i link che può dare al Goku Super Saiyan 3, non serve passiva troppo, passiva special troppo alta, ma più alta la special, meno durerà Freezer. Ergo, se gli avete dato qualche SA, nessun problema. Abbiamo poi Goku Super Saiyan 3 LR, in mancanza di Gogeta sarà il nostro DPS principale, i danni li dovrebbe riuscire a fare. Spero che basti. In alternativa a lui, allora in alternativa a Goku, può andare bene anche un Vegeta Super Saiyan 2, quello della batch di Metal Cooler, penso. Quello forza comunque. Dovrebbe andare abbastanza bene. In alternativa invece a questo Goku, penso che l'unico PG che possa fare danni quasi simili sia Beerus, però se stacca la passiva, che come sapete è un po' un terno all'otto. Non è proprio la cosa più facile del mondo. Se però la passiva parte, i danni saranno altissimi. Altro PG, secondo me è abbastanza fondamentale, Bardak. Bardak deve lanciare la sua cavolo di passivi, la sua cavolo di special. Con Bardak sarebbe meglio giocare il Vegeta, però i danni sarebbero decisamente minori. Ergo ho preferito mettere Goku. Bardak è qua unicamente per lanciare la special. Anche lui deve tenere gli HP alti, almeno 50% per aumentare il ki a dismisura. In mancanza di Gotenks è il meglio che può esserci. Consigliato. Se non lo avete potete prendere come amico e mettere un Vegeta, un PG forza, bello grosso e cazzuto. Poi abbiamo Broly. Qua la cosa è particolare. Ho messo questo perché tutti avranno questo Broly. Però sarebbe meglio mettere il Broly in versione UR livello 100. A parità di SA fa più danni, Freezer è un PG unico, sarebbe meglio. Ma so che dubito che molti di voi che in questo video abbiano quel Broly ancora in forma base, livello 100 con SA alta. Comunque potrebbe servire. Come team a 54.000 HP non sono tanti, però
dovrebbe arrivare sui 62.000 una volta preso l'amico. Con 62.000 HP vuol dire che dovrete stare sopra i 18.000 all'incirca per non essere shottati. È fattibile, portatevi due Senso, due Dende, due Ghost e se portate Goku potete pensare di portare i Baba al posto degli Yanma. Se portate Golden Freezer, due Yanma assolutamente. Probabilmente pochi avranno Goku in quanto è esclusivo di quella batch, è super promosso in quella batch. Non ha una sicurezza di uscire troppo troppo alta. Diciamola così. Questo era il team con vittoria abbastanza sicura. Possibili modifiche, Brawl Leader. Brawl Leader è una modifica che ci sta, ma soffrirebbe un pochino Bardak. Bardak Leader, perdono tutti uno di chi, però sono sicuri di averlo. Quindi ci può stare. E poi nei DPS mettete un po' quello che avete. Va bene Beerus, va bene Goku Family, andrebbe bene anche un Goten per darvi un po' di vantaggio. Ma ricordate che dovete cercare di tenere più alto possibile il quantitativo di forza. Tranne se portate l'ultimo team in cui vedremo, si gioca un po' di forza ma c'ha una motivazione. Con questo team l'unica cosa a stare attenti è la fase 2 in cui davvero potreste essere costretti a usare un Ghost Usher per non venire shottati. State attenti, ma dovremmo esserci. Il team 2 è quello che ho provato a fare. Allora, sulla carta questo team ce la può fare. È un team totalmente free to play. Sulla carta ce la può fare, ma molto difficilmente dovreste sculare l'anima. Ve lo dico. Dovreste sculare, ho messo il settimo che sarebbe l'amico, Bardo. Dovete sculare l'anima e non ne vale un granché la pena. Ora nel Jap Freezer penso che sia fattibile ararlo in una maniera incresciosa, cioè davvero Freezer dovrebbe fare una brutta fine con un team, forse anche totalmente free to play. Ho fatto Gogeta, l'avete visto, ora penserò anche a fare tutti gli altri 40 stamina. Però questo è il massimale di forza di team che può avere un free to play attualmente sul global. E ripeto, è fattibile, non vi dico che non userete Storm, purtroppo non è così. Ma nel caso peggiore vogliate farmarvi almeno le tre medaglie per il Freezer Int, che fidatevi, vale la pena. Quel Freezer Int è una bestia, se poi troverete anche Janemba potrete fare un DPS bello bello bello. Io adoro quel Freezer Int, sia perché a mio rigor di logica ha il disegno più bello di tutti i Freezer, piace un casino il disegno, sia perché come vedremo proprio nell'analisi è un personaggio della Madonna. In questo team è tutto scambiabile. Il leader è Taipai per dare qualche kill in più e forza, ma tutto si può cambiare con roba migliore. Appena iniziate ad avere personaggi non gratuiti, metteteli al posto di questi. Cercate di seguire questa linea, però, per riuscire abbastanza a giocarvela. Non è consigliato, ma nei peggiori dei casi non si può far molto. Un consiglio potrebbe essere, se fate un pool in quella base, cosa che sconsiglio, ma ci può stare, togliere Broly per mettere Nail, che quasi sicuramente troverete, che ha la stessa abilità di Goku, ma sarete gli HP superiori all'80%. Ergo, vi dà un turno di vita, però dovete già essere belli pompati voi. Team abbastanza sconsigliato, ma se non avete meglio è tutto quello che potete fare. Ultimo team, allora andiamo di Nuke, Nuke Tech. Con questo team è fattibile la vittoria, ma la Nuke non è sicura al 100%. Avete bisogno di Cell Tech con SA abbastanza alta e di due Goku God Tech. Inoltre, siete comunque costretti a portarvi almeno tre oggetti di cambio colore e gli ultimi due dovrebbero essere Ghost Usher. Come è strutturato? Allora, la base è un team che deve resistere. Questo è il piano, un team che deve resistere. Anzi, più che Ghost Usher, portate gli Yanma per via di Golden Freezer che può aiutare il doppio. Però è un team che deve resistere, fatto tutto sulla difesa. Abbiamo per la fase 1 lo ammazzate subito, fase 2 tankate con i 3 tech che avrete perché avrete anche Goku Super Saiyan God, Super Saiyan Tech, amico. La fase 3 avete 3 PG per tankare, più Golden Freezer, più il vostro Goku per reggere alla special se arriva alla special e intanto Cell che spara. Dovreste avere tipo il 60% di vittoria. Può capitare di perderci la gemma se avete sfiga nella tornazione
altre cose, ma una volta che sparate la prima special, salvo sfighe, già dovreste essere più di metà dell'opera. Dovreste riuscire a fare 1,5 milioni, 1,8 milioni se va tutto bene. Ricordiamoci che Cell non fa danno elevatissimo a Freezer, dato che Freezer non è AGL e non è buono. Però con il doppio Goku Tech penso che 1,5 milioni ci arrivi. Poi andate tranquilli con 500.000 con Goku, oppure lanciate un'altra special con Cell. Vedete voi, non è il migliore team portabili, ma ci può stare. Purtroppo sono solo questi tre i team che posso consigliare. La mancanza di un intero mese, e può sembrare poco, ma non è poco. Il primo mese post Gogeta usciva Future Trunks, Deimigra, chi altro? Dei 25 stamina uscivano di sicuro, almeno Vegeta usciva, anche se non serve. Non penso uscisse Taipai, mi sembra post Freezer. Ma potrei dirne una cavolata, dovrei andarmi a rivedere le date di uscita di tutto quanto. Però usciva tanta roba, e anche solo il fatto di poter prendere Gogeta amico apriva una marea di team utilizzabili che purtroppo qua non abbiamo. Purtroppo qua non li abbiamo. Detto questo, spero di avervi aiutato. Prendete questi team come base. Avete già personaggi forti? Base primo team e modificatelo in base a quello che avete. Volete fare una nuke base questo? Avete PG molto scarsi, base secondo team andate. Il mio consiglio è, nel caso di usare le 3/5 gemme per batterlo a sto giro, perché quel freezer vale la pena. Poi comunque ricordatevi che dovrebbe tornare con Gogeta, ma ormai non ne possiamo più sapere né se tornerà né se non tornerà, che cavolo faranno. Quindi siamo abbastanza lasciati alla balia di noi stessi. Tutto questo, vi ringrazio per aver seguito, vi invito a iscrivervi se non siete iscritti, lasciare un commento, un mi piace se volete o altro, di andare nelle pagine in descrizione per trovare la community nel Dokkan Battle e di rimanere sintonizzati per nuovi giochi che stanno per arrivare. Naruto è questione di una settimana circa. Prossimo evento grosso, faccio il video. Food War, oggi ho avuto per colpa di Freezer troppo da fare, questo video dovrebbe uscire venerdì, tipo. Quindi penso che l'avrò provato in quei giorni, quindi vi saprò già dire qualcosina. Gli altri due giochi, uno devo solo fare il video, non ho di pro né altro, ne so abbastanza, devo solo trovare come fare il video. L'altro ci vorrà un mesetto o due prima che lo porto, perché è uno di quei giochi che o inizia a saper fare le missioni di livello alto o non porti un cazzo. Vedete come va detta. Ringrazio tutti, saluto Feliciano Bolacorsi che mi ha chiesto di salutarlo durante una sindrome di lavandonia. Lui capirà che cosa vuol dire e ci vediamo alla prossima. Ci sentiamo alla prossima, non mi avete visto in questo, ma presto farò video in cui mi vedrete, dato che molti l'hanno richiesto. Bye bye. Oh, bye bye. Cogliete questa citazione, vi sfido.